È lunga 4,30 m, può essere due o quattro ruote motrici. È sempre ibrida, sempre connessa ed è la più votata dalla giuria popolare di Auto Europa 2023. Avete capito di cosa stiamo parlando? Sì? Esatto, della S-Cross. E oggi vi facciamo vedere la new entry della famiglia, la nuova versione top. All'esterno notiamo una finitura silver dei cerchi in lega da 17 pollici. E agli interni? Beh, venite a vederli con me. Ecco, siamo a bordo della nuova S-Cross Top. Beh, la prima cosa che notiamo è lo schermo da 7 pollici con grafiche dedicate, blu, tono su tono. Connettività CarPlay ed Android Auto. Inoltre, grazie al servizio Suzuki Connect, è possibile dialogare con l'auto in remoto tramite il proprio smartphone. Basterà scaricare l'applicazione Suzuki Connect e registrarsi. Per maggiori informazioni cliccate sul link di dettaglio. Più in basso, sulla plancetta, troviamo i comandi per regolare il climatizzatore B-Zona e impostare la funzione di riscaldamento dei sedili anteriori, che in questa versione, guardate qui, hanno una nuova veste con finiture in tessuto tecnico. La sicurezza è sempre di serie, così come la comodità a bordo. Sul volante in pelle, infatti, possiamo trovare i comandi per impostare il cruise control adattivo, il limitatore di velocità, i comandi vocali e impostare il volume della radio. Inoltre, grazie al sistema chiavi in tasca, è possibile accendere e spegnere la vettura, ma anche entrare e uscire dalla vettura senza mai dover mettere mano alle proprie chiavi. Ma adesso lasciate che vi mostri qualche piccolo grande dettaglio che possiamo trovare su tutte le S-Cross. Nella console superiore troviamo un comodo vano portaocchiali. Il bracciolo anteriore è scorrevole e regolabile su più posizioni e al suo interno un vano portaoggetti con presa da 12 volt. Al posteriore il bracciolo centrale, la possibilità di regolare gli schienali su due posizioni e gli oltre 80 cm di spazio tra le sedute permettono di trasformare la panchetta posteriore in un vero e proprio salottino. Significa che anche chi è seduto dietro può comodamente leggere a gambe incrociate. Abbiamo visto la S-Cross Top disponibile sul 1.4 ibrido in due o quattro ruote motrici. E gli altri allestimenti? Se siete interessati all'allestimento Star View, cliccate sul link sotto. Ciao e alla prossima!